Siamo a Monza, condizioni difficili per i piloti oggi. La pioggia infatti continua a cadere, ma spostiamoci sul tracciato per seguire le prove. Sembra che stiano regolando gli alettoni, probabilmente li ha danneggiati nel corso della gara. Irvine è in pole position. Il team Jaguar sarà soddisfatto di questo tempo sul giro. Fantastico! Position per Burti. Settima posizione. È stato più veloce nel primo settore. È stato più veloce nel secondo settore. In quinta posizione. Il sole sta cominciando a fare capolino tra le nuvole. È stato più veloce nel primo settore. Ha iniziato a piovere. Delle vetture. È stato più veloce nel secondo settore. Sembra che abbia smesso di piovere e che presto vedremo un po' di sole. Più veloce nel primo settore.
iniziato a piovere lungo tutto il tracciato. Le condizioni di guida in questo momento sono quasi impossibili. La pioggia sta cadendo abbondantemente e, come potete vedere, la visibilità è limitata a un centinaio di metri, con enormi pozze d'acqua sollevate dai pneumatici delle vetture. Tempo nel secondo settore. I suoi tempi dimostrano che ha studiato con molta attenzione il tracciato. Il team Williams sarà soddisfatto di questo tempo sul giro. Grande prestazione! Ha smesso di piovere e sembra che stia per tornare il sole. È stato più lento nel primo settore. Per esaminare i dati. Sembra intenzionato a riprovarci. Ha appena iniziato a piovere su tutto il tracciato. Le condizioni di guida in questo momento sono quasi impossibili. La pioggia sta cadendo abbondantemente, come potete vedere la visibilità è limitata a un centinaio di metri, con enormi pozze d'acqua sollevate dai pneumatici delle vetture. È stato più veloce nel secondo settore. Un ottimo giro! Sarà sufficiente a fargli conquistare la pole position? Il team Williams sarà soddisfatto di questo tempo sul giro. Grande prestazione! Sembra che abbia smesso di piovere e che presto vedremo un po' di sole. È stato più veloce nel primo settore. È iniziato a piovere lungo tutto il tracciato. Le condizioni di guida in questo momento sono quasi impossibili. La pioggia sta cadendo abbondantemente, come potete vedere la visibilità è limitata a un centinaio di metri, con enormi pozze d'acqua sollevate dai pneumatici delle vetture. Schumacher. In seconda posizione vediamo Raikkonen. Terzo, Giancarlo Fisichella.
E in quarta posizione abbiamo Jenson Button. In terza fila, in quinta posizione abbiamo Jacques Villeneuve. Il sesto posto sulla griglia è occupato da Burti, Michael Schumacher. E settimo. Ottava posizione per Montoya, Mika Häkkinen. In nona posizione David Coulthard. E decimo Rubens Barrichello. E in undicesima posizione, dodicesima posizione per Panis, Jean Alesi. E in settima fila. E in quattordicesima posizione Alonso. In quindicesima posizione abbiamo Heinz Harald Frentzen. In sedicesima posizione Bernoldi, Eddie Irvine. E in diciassettesima posizione Jos Verstappen. E diciottesimo Azzacane. E diciannovesimo, ventesimo Jarno Trulli. L'undicesima fila vede Minardi. E in ultima posizione abbiamo Heifel. Nonostante alcune chicane davvero impegnative, Monza è attualmente il circuito più veloce della Formula 1. E se poi dovesse vincere la Ferrari, per i suoi tifosi sarebbe un tripudio di folla senza paragoni. Sono tutti partiti senza problemi. Una partenza eccezionale per Jean Alesi. I tifosi ferraristi si scatenano quando le rosse passano davanti alle tribune. Montoya è già noto agli appassionati di corse automobilistiche per i suoi successi in Formula Car. Ci si attende molto da questo nuovo talento nella stagione 2001. Thank you.
sono Jean Alesi. Escursione sull'erba. Deve essere a corto di carburante. Mi aspetto che rientri per rifornire da un momento all'altro. Sta entrando ai box. Potete vedere David Coulthard rientrare ai box in questo momento. Ha perso un bel po' di secondi con questa penalità. A 12 cilindri utilizzati in Formula 1 sono in grado di produrre da 750 a 800 cavalli e un numero di giri al minuto che raggiunge i 14.500. Stiamo parlando di circa 10 volte la potenza di una vettura normale. Kimi Raikkonen è nuovo alla Formula 1 e sicuramente il meno esperto dei piloti in griglia. È stato un Gran Premio d'Italia elettrizzante e come sempre i colori della Ferrari hanno...